Buongiorno escursionisti. Buongiorno. Oggi siamo a Ortisè, che è una frazione del comune di Mezzana, Val di Sole. E saliamo verso le Malghe, Malga Stabli e poi Malga Bronzolo. Seguiteci. Qui l'anno scorso eravamo saliti a Malga Pozze con una bella neve, con scie e ciaspole. Oggi vedete solo la parte sommitale ancora coperta di neve, mentre il resto del sentiero è tutto senza. Noi però proseguiamo oggi per Malga Stabli. Siamo sul giro segnato per le ciaspole. Lucia, dove sono le ciaspole? Sono più a riposo per un po' di tempo. Eccoci a Malga Stabli. Sono... Dica, dica. No, dicevo che splendore di giornata. Bello sereno, tanta neve sulle cime e una temperatura abbastanza freschina per essere primavera. Sì, vero. Però dai, esce il sole e ci scalda. Sì. Dicevo, Malga Stabli, 3 km dal paese di Ortisè, un'oretta circa di salita. Siamo arrivati ai 2083 metri di Malga Bronzolo, 5 km, circa 2 ore. Da qui la vista è uno spettacolo! Siamo arrivati a Malga Bronzolo, adesso abbiamo deciso di scendere e fare un bel giro ad anello verso la prossima malga che troveremo. E poi dritti a Ortisè. A presto! Oggi è il 10 di aprile, vedete c'è ancora un po' di neve, però si cammina bene. Ho fatto che parlare, adesso si sprofonda nella neve. Maledizione! Ci stiamo dirigendo verso la malga del Monte Alta, dove consumeremo il nostro pranzo pranzetto domenicale. Yeah.
Mangiare si è mangiato, la vista ce la siamo appagata e ora si scende. Torniamo giù, verso la malga del monte Bassa, giusto? Oggi le sa tutte, Lucia. Sono ispirata. Ci troviamo nel pascolo poco sopra Malga del Monte Bassa e qui è sparita la neve, però la tratta da Malga Bronzolo fino a qua di fatto è stata completamente innevata, quindi abbiamo i piedi piuttosto umidicci. Sì. Ecco, da qui si può trovare il sentiero che porta ai Larici Secolari e la località Lateggia. Vi lasciamo sopra il link al video fatto la scorsa primavera, è un bellissimo giro con dei larici stupendi, andatelo a vedere che merita. Subito dopo il primo tornante a scendere dalla malga del monte teniamo la destra lungo una traccia evidente ma senza nessuna indicazione per raggiungere l'abitato di Menas e da lì arrivare a Ortisè, dove abbiamo lasciato l'auto. Speriamo che sia il sentiero giusto. Lo è, lo è. Amici, siamo arrivati al paese di Menas. Il nostro giro è finito. Adesso torniamo a Ortisè a recuperare la macchina. Alla prossima, ci vediamo in sentiero.